La violenza non è mai stata la strada giusta per redimere le controversie, a maggior ragione tra ragazzi. Ma purtroppo in questo mondo dove la legge del più forte spesso è a farla da padrone, non ci si può aspettare nulla di buono. Ed è proprio quello che è successo a Mileto, nel rione Calabro, in piena campagna, dove al termine di una colluttazione fra sedicenni c'è scappato il morto. Ad avere la peggio, Francesco Lamberti Prestia, ucciso a colpi di pistola da un suo coetaneo, figlio di un noto pregiudicato del posto, che avrebbe esploso almeno 3 colpi di pistola contro il ragazzo e poi si sarebbe costituito ai carabinieri della locale stazione, indicando il luogo dove si trovava il cadavere. Secondo quanto riferito dal Baby Omicidia, tra i due ragazzi sarebbe iniziata una furibonda lite con conseguente colluttazione, al termine della quale è comparsa la pistola sottratta dall'assassino al nonno che la teneva legalmente. Trattandosi di minori, sia la vittima che il carnefice, il riservo è massimo. I carabinieri della compagnia di Vibo Valenzi, del nucleo investigativo che hanno avviato le indagini con l'ausilio dei militari della stazione di Mileto, stanno cercando di fare luce sul movente. Potrebbe comunque di trattarsi di una lite scoppiata per futili motivi, degenerata poi in tragedia. Ma non escludono anche la pista sentimentale e quindi la contesa di una ragazza. Senza dubbio l'aria che respirava il giovane killer non era delle più salubri. Alcuni dei suoi familiari, ed in particolare il padre e la madre, erano stati coinvolti nello scorso mese di gennaio nell'operazione denominata Stammer contro il narcotraffico di droga sull'asse Vibo Valencia Sud America. Erano amici e tante sono le foto sui loro profili Facebook che li ritraggono insieme sorridenti. Erano compagni nella squadra di calcio dove Francesco, Ciccio per gli amici, era il capitano. Erano compagni di scuola, frequentando entrambi la sezione staccata di Mileto dell'Istituto Tecnico Fermi di Vibo Valencia. Frequentavano la stessa compagnia ed era inevitabile che in un piccolo paese come Mileto ci si incontrasse e ci si vedesse praticamente ogni giorno. Al punto che entrambi si sarebbero innamorati della stessa ragazza. Quante volte è successo tra adolescenti? Quante volte accadrà ancora? Ed accadrà per questo che si bisticcerà, voleranno parole grosse e si romperanno amicizie che sembravano forti. È accaduto ed accadrà, come accade che poi tutto passa e si ritorna amici, forse meno affettuosi di prima, ma il giro e la compagnia in un piccolo paese sono la stessa cosa. Accade così ovunque nel mondo, storie simili tra adolescenti, ma stavolta no. Stavolta Mileto non è andata come va di solito, perché uno dei due ha sparato ed ha ucciso l'altro. E questa è la storia che ha sconvolto un'intera comunità. È la tragica, assurda e irragionevole fine di un'esistenza che ancora doveva prendere il volo ed invece si è drammaticamente conclusa nelle campagne di Calabro, lungo la strada tra Mileto e Francica. È stato lo stesso quindicenne autore del delitto a raccontare tutto ai carabinieri e a far ritrovare il cadavere di Francesco Lamberti Prestia. Ora tocca alle indagini, a cui stanno lavorando i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valencia sotto il coordinamento della procura dei minorenni di Catanzaro per capire come si sia potuta scatenare la follia omicida del quindicenne di Mileto e confermare il particolare che i due fossero innamorati della stessa ragazza. Tra tanti dubbi, l'unica certezza è che il delitto non sarebbe comunque legato a vicende criminali, benché i familiari del quindicenne che ha sparato siano stati coinvolti nello scorso mese di gennaio nell'operazione della Guardia di Finanza di Catanzaro coordinata dalla DDA contro un narcotraffico gestito dalle cosche di 'Ndrangheta del Vibonese. Intanto, il primo passo è stato quello di aver confermato la presenza di una terza persona in località Vindacitu nelle campagne di Calabro. Si tratta di un 19enne residente a Paravati che ieri sera si è costituito ai carabinieri. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, avrebbe accompagnato i due ragazzi sul luogo della tragedia e, sentiti gli spari, sarebbe fuggito in auto. Anche lui è stato già sottoposto ad un primo interrogatorio. Nel frattempo, la comunità di Mileto prova ad esorcizzare lo sgomento che sta vivendo, organizzando per la tarda serata una fiaccolata. Servirà a dare risposta ai tanti interrogativi rimasti sospesi.